Ministro, un consuntivo di questa giornata qui ad Agrigento, che è partita da Caltanissetta, ora al viadotto Morandi, Acragas 2. Beh, mi sembra una buona giornata di sopralluoghi per fare il punto. Su alcuni abbiamo avuto delle ottime notizie che, diciamo, fanno capire come il lavoro che abbiamo effettuato sta producendo degli effetti sperati. Su altri dobbiamo ancora lavorare più incessantemente per arrivare, diciamo, a dei risultati, e ci vuole anche, ahimè, qualche pazienza in più, però cerchiamo, insomma, di portare a termine tutti i lavori. Questi soprattutto dei viadotti Acragas 1 e 2 sono quelli che diciamo hanno bisogno di maggiori lavorazioni e quindi anche di tempi, ecco, che devono di realizzazione, però con, diciamo, la sfida è quella di non fare mancare le giuste pressioni, le giuste attenzioni su questi cantieri, in maniera tale da riuscire a portare a casa i risultati nei tempi prestabiliti. A giorni, soprattutto nel tavolo del 9 di marzo che faremo in prefettura d'Agrigento, stileremo un cronoprogramma dettagliato che poi sarà dato non solo ai sindaci ma anche al cartello sociale, e sarà mia cura farlo rispettare in maniera tale da poter dare ai cittadini quella, non solo le giuste informazioni ma anche quella giusta sensazione di uno Stato che ricomincia a fare lo Stato anche in un territorio che era stato fortemente abbandonato. Quindi al lavoro tutti insieme per riuscire a superare momenti di difficoltà. Ecco, previsioni per l'apertura del viadotto? Ma il viadotto, l'Acragas 2 rimane aperto, rimarrà aperto per tutto il tempo delle lavorazioni, quindi i cittadini con le loro automobili non si accorgeranno, diciamo, del disagio o comunque dei lavori, non avvertiranno nessun disagio e non vedranno i lavori, perché i lavori verranno fatti sotto l'impalcato e quindi saranno pressoché, diciamo, invisibili. Sull'Acragas 1, che rimane chiuso, incrociamo le dita, non perché la statica o altro, insomma, sia questione, ecco, di fortuna, ma semplicemente perché dopo le lavorazioni che cominceranno a marzo sulle pile che sono, diciamo, più ammalorate, alla fine il progettista, attraverso le diagnosi che verranno fatte, ci darà il responso se lo possiamo già aprire alla fine di quest'anno, inizi del prossimo, al traffico leggero. A quel punto avremo risolto, diciamo, un grande handicap della zona per la viabilità. Quindi incrociamo le dita, speriamo che queste lavorazioni siano bastevoli per poterla aprire. I lavori però comunque continueranno, perché dovrà essere tutto ripristinato, e questo poi ci ridarà finalmente la viabilità e questi due importanti viadotti di collegamento alla importante città di Agrigento, che finalmente verranno restituiti anche al traffico pesante. Lei ha visitato anche la galleria di Santa Lucia? La galleria sta andando avanti, il lavoro è un lavoro, devo dire, molto 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 difficile, ecco, nella sua realizzazione, perché è certosino questo montaggio di centine, questo montaggio delle paratie ondulate, zingate, che vengono fatte, diciamo, manualmente, e non si potrebbe fare altrimenti. Stanno rappresentando, diciamo, delle lungaggini, però la ditta ci ha detto che monteranno centine e lamiere ondulate entro la fine di maggio, verranno realizzate delle ulteriori lavorazioni come il montaggio dell'illuminazione, dei corpi illuminanti, entro giugno, e quindi poi a quella data dovremmo chiaramente riaprire nuovamente. È chiaro che anche in quella galleria ci sono purtroppo degli imprevisti che vengono affrontati, quindi siamo qui per risolvere quotidianamente quelle che sono tutte le difficoltà che vengono realizzate. Sul Ponte Petrusa i lavori stanno ormai continuando speditamente, oggi abbiamo visto l'azienda che era pronta per salire le predalle, che sarebbero il basamento sul quale puoi costruire la sede viaria, e quindi questa è incoraggiante da tutti i punti di vista. Lì dovremmo essere, diciamo, intorno a maggio, quindi devo dire che è un 2020 che può portare tante novità e tanta normalità e tanti risultati a questa parte della provincia di Agrigento. Quindi siamo molto,
Oggi molto positivi e anche devo dire che sono abbastanza soddisfatto del lavoro che stanno portando avanti le aziende ANAS, e sono anche molto contento di quello che è il rapporto che si è instaurato non solo con i sindaci del territorio, che ringrazio, ma anche con il cartello sociale, con tutti quanti, perché finalmente si è creato quello zoccolo duro istituzionale e fra le imprese ANAS, che finalmente sta producendo una sinergia che si vede.